Bella ragazzuoli, qui è Salve, siamo tornati in questo nuovissimo video, ragazzi, del Fanta Brain. Siamo tornati in questa nuovissima giornata, ragazzi, sul primo Fantacalcio. Vi invito ad iscrivervi, lasciare un bel like e condividere il vostro video con tutti i vostri amici. Spero che sentirete un po' di qualità in questo audio, ragazzi, di questo video del Fanta Brain, perché sto usando un nuovo microfono, quindi spero che sentirò un po' di più quality. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Partiamo subito, ragazzi, dalla giornata fra me e Nick. Ragazzi, stavolta sul primo Fantacalcio ci è andata veramente male, perché Szczesny ci prende 4 e mezzo, ho preso 2 gol dall'Hellas Verona. Non è che tanto. Di Lorenzo, tanta roba con un 7 e mezzo, Cambiaso con un 6, Ruggeri non ci gioca e ci conta Gatti con un 5 e mezzo. Poi abbiamo Goodmanson che ci prende un altro 5 e mezzo, Mkhitaryan, De Ketelaere potevano fare qualcosa in più sinceramente, Lukaku, Nico Gonzalez, male, soprattutto Lukaku, Vlahovic, calcio di rigore segnato, tanta roba, Dybala non ci gioca, ci conta Immobile con un bel assist. Da parte di Nick, ragazzi, abbiamo un bel Sommer, portiere imbattuto, 6 e mezzo, Posch, Biraghi 5 e mezzo e 6, Martinez quarta, potevano fare qualcosa in più tutte e tre insieme, Pulisic gol più assist, tanta roba direi, Loftus-Cheek 5 e mezzo, poi abbiamo Rabiot, Comp Miners, tanta roba anche loro, Sule, Kvaratskhelia potevano fare qualcosa in più, Thuram gol, più gol partita. Per quanto riguarda la panchina, gli ha fatto assist Colpani, Annes Calvini, diciamo che avrebbe comunque vinto Nick. Dalla parte di Lova abbiamo una mega remontata di Lova, ragazzi, con un bel 3-1 vinto contro Zeus, ragazzi, Milinkovic-Savic un bel 6 e mezzo, Carlos Augusto doppio assist, Zappacosta con un bel 6, Nathan con un 5, veramente male, Kostic, Politano, veramente deludenti anche loro, Calhanoglu 6 e mezzo, Zapata, tanta roba con il gol, Luca 5 e mezzo, veramente male, Rafa Leao 5 e mezzo, veramente male anche lui, Giroud gol, che ci sta tutto per la manchina, non gli ha fatto nessun altro. Per la parte di Zeus veramente male, Magnam con 1 e mezzo, ragazzi, veramente inguardabile, Dumfries con 10 e mezzo, tanta roba, Rachmani, Teo Hernandez, Pellegrini, Orsolini, Shaarawy potevano fare decisamente molto di meglio, Zirkzee comunque tanta roba che va a segno, Pinamonti anche lui 1 e mezzo, che ha sbagliato il calcio di rigore contro l'Atalanta per ben 2 volte, Lautaro Martinez tanta roba con un bel golasso, Chiesa con 5 e mezzo, poteva fare di più. Per la panchina gli ha segnato Beltran con un bel 9.5. Vi devo dire, comunque, avrebbe vinto Lova se avrebbe magari cambiato il portiere, magari avrebbe messo Caprile e Pinamonti, avrebbe messo a posto di Pinamonti Beltran, magari sarebbe potuto essere un pareggio, una possibile vittoria. Comunque non lo possiamo sapere. La classifica è questa qui, ragazzi. Noi siamo a 49 punti. Lova è a meno 5 da Nick. Signore e signori, tanta roba, a meno 7 da Zeus. Signore e signori, qui la classifica si sta facendo molto interessante. Passiamo al secondo Fantacalcio. Altra sfortuna, altre sfortune. Diciamo che in questa giornata, più che sfortuna, Non solo per noi ma anche per il nostro avversario Luca. Allora, ragazzi, 2-2, finisce in pareggio, Carnesecchi para il calcio di rigore con un bel 11, tanta roba, Monteresi, Danilo potevano fare molto di più, Di Marco e De Rono non gli giocano, gli conta con la Siena con un 6 e mezzo, Luis Alberto con un 5 e mezzo, Mkhitaryan con un 6, Pasalic con un 11, tanta roba Pasalic, Sule, Nico Gonzalez, Belotti veramente deludenti, Lukman non ci gioca, gli conta Chiesa. Poi dalla nostra parte Provedale con un 3, veramente inguardabile, Ruggeri non ci gioca e ci contra un bel Rachmani con un 6 e mezzo, Dumfries tanta roba con il golasso, Cambiaso, Pellegrini potevano fare molto di più, Pereira non ci gioca e ci contra Alcaraz e ci prende un 6, Comp Miners, Thuram tanta roba con il gol, Kvaratskhelia, Scamacca, Luca inguardabili, ragazzi, dovevano fare di più, molto di più. Per la panchina, se ci avrebbe contato Colpani avremmo vinto, però ragazzi, parliamoci chiaro, se lui avrebbe messo Carlos Augusto e Vlahovic avrebbe vinto decisamente lui a mani basse, quindi un 2-2 onesto. Ora abbiamo la partita Juan contro Nick. Sommer gli prende un bel 6 e mezzo, Spinazzola non gli gioca e gli conta nessuno, no, scusatemi, De Vrij, non avevo visto, perdonami, errore mio. Martinez 4, 6 e mezzo, tanta roba, potevamo fare certamente più, Kier non gli gioca e non gli conta nessuno, quindi meno 6 punti, attenzione, eh sì, Pulisic
Gol più assist, tanta roba, Politano, 5,5, veramente inguardabile. Felipe Anderson ha preso il suo, Paredes segna il calcio di rigore, Arteta con un 6,5 se lo porta a casa, Kristovic non gli gioca, cioè, ovvero prende senza avuto, gli contare a spadare con un 6, se avrebbe messo un gong prima avrebbe contato anche un bel golasso. Lukaku 5,5, dalla parte di Nick abbiamo un Szczęsny che prende 2 gol, Gatti con un brutto 5,5, Di Lorenzo che gli porta un bonus con un 7,5, Angelino tanta roba con questo 6,5, Samaric, Orsolini, Cialanoglu, De Ketelaere e Zito Luwumbo potevano fare decisamente molto di più. Zirkzee, gol più gol partita. Osimhen non gli gioca e gli conta Caio York con un 6 e un 5,5. Vi devo dire, questa giornata, diciamo che comunque, mettendo anche i panchinari di Nick, che ha fatto solo assist, Scalvini, e mettendo i panchinari di Juan, comunque avrebbe comunque vinto Juan. Passiamo all'ultima giornata fra Seba e Compa. Seba con un bel 4-1, 6,5 di Milinkovic-Savic, tanta roba, Alessandro, Bastoni, Mancini, tanta roba, Locatelli con un assist, Mazzitelli, Barella potevano fare molto di più, Dybala non gli gioca, gli conta Immobile con l'assist, Giroud, Lautaro e Zapata gli segnano tutti e tre. Veramente non so cosa dire al suo attacco. Skorupski prende un gol, ma comunque prende 6, tanta roba, Lovato, Zappacosta, Biraghi potevano fare molto di più, Rabiot tanta roba con il gol del pareggio, Gudmundsson, Loftus-Cheek, Candreva, Leao potevano fare molto di più, Zola non gli gioca e gli conta Sanabria con un 6, Beltran gli segna, anche se avrebbe messo Bellanova e magari Di Gregorio per quel mezzo voto in più, non sarebbe cambiata la situazione, perché Seba, ragazzi, ha veramente stravinto. La classifica attuale è questa qui, siamo a meno 6 dal primo posto, io ci credo ancora, ragazzi, ci credo veramente ancora, si può fare, dobbiamo iniziare a vincere tutte e basta pareggi, basta tutte queste robe qua, soprattutto questa giornata da recuperare che abbiamo ancora, come potete vedere, perché veramente diciamo che siamo messi in questa situazione noi. È ancora tutto da vedere, poi si aggiornerà direttamente il 28 quando si recupereranno tutte le partite. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi, lasciate un bel like, qui da sempre tutto, ragazzi. Smoking on booth and it's Maui. I check the bitch like I'm Maury. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my